Tra l'istante Antonio Esposito con l'avvocato Rossana Bifulco nei confronti di Vincenzo Iasevoli con l'avvocato Raffaele Esposito. Siamo qui riuniti per quanto riguarda un mancato pagamento di canoni di locazione e oneri condominiali da dicembre 2017 ad oggi. Signor Esposito, insieme all'avvocato, ci possono un po' rappresentare la richiesta dei fatti nei confronti del signor Iasevoli Vincenzo. Facciamo una piccola premessa: si tratta di canoni di locazione e oneri condominiali da dicembre 2017 ad oggi. Ad oggi non sono stati pagati né i canoni di locazione né è stato rilasciato l'immobile libero da persone e cose a favore del signor Antonio Esposito. Io vorrei, prima di iniziare la discussione, vorrei precisare che non sono stati versati i canoni perché l'immobile ha comunque dei difetti e quindi ci sono dei difetti di fitto sul soffitto che io ho inteso non pagare e quindi di conseguenza non ho pagato il canone di... Sono qui con il mio avvocato per parlare di questa situazione. Noi abbiamo più volte invitato il signor Esposito ad aumentare i vizi lamentati, ma allo stato degli atti non abbiamo avuto alcuna prova o dimostrazione di quanto lui lamentava. Dopo ampia discussione le parti sono arrivate a un accordo. Per quanto riguarda il signor Iasevoli Vincenzo, è riuscito ad ottenere un ulteriore mese di poter rimanere all'interno dell'immobile previo pagamento al signor Antonio Esposito della differenza dei canoni e degli oneri condominiali. Ma gli avvocati penso che siano d'accordo anche su questa linea, così come l'istante la controparte. Se tutti siamo d'accordo, siamo pronti a redigere il verbale conclusivo con la firma dell'accordo tra le parti. Sì.